Sono arrivati i pezzi per il carretto. Allora, quello è dove ci si metterà il logo. E purtroppo la parte più bella è questa, perché di là è brutta. Anche se questo è dei segni, bisogna lavorare. Quindi io pensavo, questo di metterlo qui, che qua si vedrà il logo bello grande. Poi queste sono le staffe bianche, che le si mette qua. E l'ombrellone, che devo attaccare questo qui, insomma, l'ombrellone sono indeciso se metterlo di qua o di qua, visto che il tavolino viene lì, forse è meglio qui, così mi fa ombra, non lo so. Il primo step è fatto, abbiamo montato degli accessori, abbiamo montato il tendone, ho montato dove ci andrà il logo, perché voglio che sia anche affittabile, noleggiabile per eventi e per altre persone, quindi ci potranno mettere il loro logo. Qua dovrò fargli un parafango perché si è tolto. Fortunatamente tutte e due le gomme funzionano benissimo, quindi il primo step è fatto, sono contento. Vi faccio vedere un po' come è aperto, sono stracarico, è stupendo. Allora, questi chiaramente dove verrà il tavolino, come avete visto prima dai video, si tira su, spero si senta perché c'è del vento molto. E il tavolino non verrà lungo come circa le staffe, quindi un'ottantina di centimetri, dove ci si potrà mettere la cassa e tutte le varie cose. Poi la parte più figa, l'ombrello. Proviamo ad aprirlo senza farlo volare via perché c'è vento. Olè, fighissimo, mi piace davanti. Probabilmente devo pensare se fargli un plexiglass qui davanti, così il cliente non si butta sopra. Forse devo prendere un ombrellone un po' migliore, vedremo, e perché purtroppo ho fargli un ripiano qua, perché è molto difficile prendere i gusti, quelli dietro, e bellissimo, non vedo l'ora, veramente, veramente
sono contento. Ci si potranno mettere delle lucine per quando fa buio. E veloce, un'altra cosa che devo fare, che purtroppo non so fare io perché non so saldare, è una rotella davanti, una rotella che mi agevola lo spostamento, perché purtroppo qui c'è un perno e io dovrò sempre tirarlo su. È vero che una volta posizionato sta lì, però avere una rotellina che non devi tirare su e spostare, insomma, non è male, perché adesso è vuoto, quando c'è il gelato, insomma, pian piano sta venendo. Devo sistemare proprio solo alcune cose, sono contento, quindi ci aggiorniamo quando ho montato il ripiano, quando Kevin mi ha fatto il ripiano, spero. Bello.